Non è facile sfidare il mare, sfidare la notte, sfidare il freddo. Non è facile fuggire per inseguire un futuro migliore. Non è facile stare su un barcone per giorni e sperare di... Che c'è? Stavo pensando, hai presente cosa succede ogni volta che posti qualcosa sugli immigrati? Mm-hmm. Che la gente poi nei commenti scrive, ma non pensi agli italiani? Giustamente, okay, però questo è un video sull'accoglienza. Ma poi va a finire che sotto tu c'hai solo commenti negativi e il messaggio che volevi trasmettere, che è comunque positivo, non arriva a nessuno. Cioè, quindi? Quindi stavo pensando, ma perché non aggiungiamo anche un problema italiano come i terremotati, che è altrettanto importante, e così poi il video c'ha una doppia funzione. Giusto. E come faccio? Uniscili. Cioè, la rifaccio allora. Vai. Scena 1, take 2. Non è facile fuggire per inseguire la speranza di un futuro migliore. Non è facile stare su un barcone per giorni, perché hai appena perso la casa in seguito ad un terribile terremoto, e sperare di avere... Che... Fabio? C'è per il discorso che... I gay. Che c'entrano i gay? Pure i gay è un argomento molto importante. Okay. Non so se hai letto ultimamente, okay, diminuisce fatturate e PIL, allora, ma aumenta... Capisco perfettamente, anche in questo caso non sarebbe il caso di fare un video a parte per la tematica... Sì, però dentro ci devi mettere anche gli immigrati. E i terremotati. Sì, no, come faccio? Non Usci tu, inizi a parlare, dopo uniscili. La rifaccio allora. Vai, vai. Scena 1, take 3. Non è facile stare su un barcone per giorni, perché hai perso la casa in seguito ad un terribile terremoto, ed essere gay e sperare di avere una... Ditemi, ragazzi... I disabili. La plastica, okay, nel mare. Are. Ragazzi, io capisco tutte le vostre perplessità. Ciro, siamo nel 2019, tu non puoi pensare di parlare di un problema escludendo gli altri. Esatto. Ma non voglio escludere nessuno, io. Voglio... Ma poi sei egoista. Egoista. Io sto facendo un video per sensibilizzare le persone. O hai il coraggio di parlare per tutti quanti, oppure, o lascia stare. Infatti, ma così nessuno dice più niente. Non faccio più niente. Perché, cioè, non si può fare parte. Se uno poi, capito, sceglie solo un problema. La rifaccio. Unisci. Okay. Scena 1, take 4. Non è facile. La violenza sulle donne. Lo scioglimento dei ghiacciai, per esempio. Non è facile stare su un barcone per giorni. Il disbostamento. Lavoro minorile. E scie chimiche. Il buco dell'ozono. Il buco. Vai. Non è facile stare su un barcone. Lo spray al peperoncino. Unisci. Unisco. Non è facile. Ma come mi viene in mente di mettere Lino Banfi? Nord verso sud. È sempre rigore per loro, ma com'è possibile? Hanno messo la VAR. Non è facile. 49 milioni. Ce l'ho. Ce l'ho. Scena ce l'ho. Uno, vai. Take 156. Non è facile stare su un barcone per giorni, perché hai appena perso la casa in seguito ad un terribile terremoto, ed essere un senza tetto donna, gay, su una sedia a rotelle, che non ha mai visto Star Wars. Malato di cancro, con un figlio adottivo in Africa transessuale a causa del governo precedente, che muore di fame, per giunta, e che ora si trova in guerra contro la camorra, contro lo scioglimento degli ghiacciai, ma che lavora nonostante sia minorenne e diversamente abile anch'egli. Che non fa la differenziata, ascolta la musica trap che non è musica, ma non lo sa perché non è udente, e ha l'età pensionabile di 90 anni. E il suo miglior amico è un delfino vegano con la sindrome di Down e la R moscia, che si nutre di microplastiche nell'Oceano Pacifico e che combatte ogni giorno contro i cacciatori di balena tossicodipendenti che mangiano la pizza da cracco a 16,50 euro con le posate e che vivono sotto il buco dell'ozono causato senza ombra di dubbio dalle auto della scorta di Saviano, e sperare di avere un futuro migliore. Unisci, unisci, unisci!